Partiamo il 1 marzo con il volo EasyJet K1ZSGKN. Siamo sull'aereo. Approfitto delle 4 ore di volo per studiare un po' per l'esame della patente nautica, per fare yoga per le mani e per gustarmi il primo volo che prendo dopo mesi di pandemia. Posso dirlo, sono emozionato. Finalmente posso tornare a fare i timelapse delle nuvole mentre si vola. Atterriamo a Fuerteventura nel pomeriggio. È la prima volta che vengo alle Canarie. Passeggeri, benvenuti a Fuerteventura. Noleggiamo un'auto e ci dirigiamo verso la cittadina di Lares, dove abbiamo preso la nostra casa. Mettiamo giù le cose e la sera usciamo a cena a Coraleo, uno dei paesi più famosi del nord dell'isola. Ci svegliamo, avvolti nella luce dell'alba e immersi nei suoni della natura. La nostra casa Lares è in un luogo che potrebbe assomigliare ad una via di mezzo tra Marte e il Marocco. Facciamo yoga e meditazione. Trangugiamo un caffè ed usciamo per una passeggiata esplorativa. Marte! E poi comincia tutta quella parte di giornata che manca nei video di smart working, ossia quella parte dedicata al lavoro. Viaggiando ho scoperto che ci sono due cose che mi aiutano a rimanere concentrato. La prima è fare delle micro pause di camminata, yoga o allenamento. Mi aiutano a rinnovare il buon umore e a sentirmi energetico. La seconda è prendere un Airbnb immerso nella natura e dotato di molto spazio. Mi piace poter cambiare ambiente di lavoro dopo qualche ora. E questa casa era molto particolare e molto ampia. Una cucina dotata di un enorme tavolo da lavoro, un salotto piacevole, perfetto per fare yoga o leggere un libro, e un'area esterna magnifica, con vista sull'infinito. Piccola disavventura, stiamo andando a Coraleo, la cittadina qui vicino, per farci potenziare il wifi della casa. Almeno forse riusciamo a lavorare. I giorni successivi abbiamo provato a cercare uno spot dove fare surf, ma le cose non sono andate come avremmo voluto. A Fuerteventura c'è un problema, e lo dice lo stesso nome, questo problema è il vento. C'è vento per gran parte dell'anno, e nei giorni in cui ci trovavamo noi sull'isola era particolarmente forte, anche 40 nodi. Il vento, se molto forte, rovina le onde e rende meno gratificante il surf. Così abbiamo rimandato lo sport e siamo andati a vedere alcuni spot famosi, tra cui la spiaggia delle dune di Coraleo, meta di molti kitesurfers. La spiaggia con i suoi colori era di una bellezza straordinaria, il vento però davvero troppo forte, impossibile rilassarsi e godersi il panorama. Da quando non viviamo più a Barcellona, una delle cose che mi manca di più è quella dimensione umana, la possibilità di uscire in skate per le vie del centro e fermarsi ad un tavolo per un pranzo all'aperto. A Fuerteventura ho potuto riassaporare tutto questo. È sempre gratificante muoversi a piedi o spingersi spensierati sullo skateboard. A proposito di skateboard, a Fuerteventura abbiamo conosciuto Luca, ormai noto come il personal trainer degli youtuber. Luca è un grande pro skater di surfskate, così abbiamo approfittato per farci dare una lezione e migliorare la nostra tecnica. Investire nell'imparare cose è diventato un chiodo fisso negli ultimi anni. Di Luca ne avevo già sentito parlare per la prima volta dal buon Emallorum, per poi scoprire che era il personal trainer anche di Marcello Ascani. Lo sapevate che gli influencer si influenzano a vicenda? A proposito di Marcello, anche lui era sull'isola nello stesso periodo, così abbiamo deciso di incontrarci. Marcello ha un canale da più di 500.000 di follower su YouTube, quindi mi sembrava un'ottima occasione per fargli la stessa domanda che gli fanno tutti. Marce, ma come si diventa un vlogger di successo? La risposta è stata circa questa. Dario, tu dai molto valore, ma devi fare più hero content. Devi fare contenuti che possano essere più leggeri e accattivanti anche per un pubblico più ampio. Con l'hero content trovi poi le persone che sceglieranno di seguirti e che si appassioneranno ai tuoi contenuti più specifici. L'altra lezione sul vlogging è che in ogni vlog deve sempre capitare qualcosa. Ci deve essere sempre la cosiddetta parabola dell'eroe. Ed è così che siamo andati su un vulcano. A Fuerteventura mi sono ripromesso di girare un vlog che raccontasse come si vive sull'isola e qualche giorno fa ho dovuto battere in ritirata su questo progetto perché Marcello ha realizzato un video molto più approfondito del mio che trovate qui su YouTube. Ecco, io credo che non si possa parlare di Fuerteventura senza parlare di surf. Buongiorno, oggi stiamo andando a surfare. Siamo arrivati a Punta Blanca, adesso mettiamo la crema allo zinco per non far passare i raggi UV che ti spaccano quando sei in acqua. Dico la verità,
se non si ha una passione per qualche sport d'acqua, non so quanti motivi ci siano per andare a vivere a Fuerteventura. Ovviamente questa è una mia opinione personale. Però detto questo, Fuerteventura offre davvero molto a chi, come me, desidera migliorare nel surf. Abbiamo trovato il nostro spot preferito a Punta Blanca, vicino alla cittadina di El Cotillo. E le onde di Punta Blanca sono adatte un po' a tutti, sia per chi inizia, sia per chi cerca qualcosa di più impegnativo. Ho preso molte più onde qua che in tanti altri posti del mondo. E se volete imparare a far surf, è un posto che vi consiglio davvero. Devo ringraziare Fuerteventura. Siamo venuti per lavoro, ma ci ha donato molti momenti felici. Abbiamo fatto sport, siamo stati a contatto con la natura e abbiamo trovato un perfetto equilibrio tra vita e lavoro. Come avrete visto sulle mie Instagram Stories, eravamo qua anche per girare parte del materiale necessario al rebranding di Yoga Academy, la scuola di yoga online che Danny ed io abbiamo fondato ormai più di 2 anni fa. Abbiamo lanciato il nuovo brand da 2 settimane ed è stato un vero e proprio successo. OnLab, l'agenzia che ho fondato con Marketers assieme a Maurizio Cascio, si è occupata di realizzare l'intero progetto. Vi lascio con il video del rebranding dove si comprende piuttosto bene come è stata pensata, sviluppata e lanciata la nuova identità di Yoga Academy e come Fuerteventura abbia influito sicuramente. Inspira, esplora.